La 916 è una pietra miliare nella storia di Ducati. È un'icona del design, è un'icona racing. Oggi, a 30 anni di distanza, è ancora considerata una delle, se non la moto più bella di sempre, l'emblema stesso della bellezza applicata alle due ruote. Abbiamo deciso di renderle omaggio creando una moto che ne esaltasse i tratti e ne celebrasse la storia sportiva. Vi presentiamo la Panigale V4 SP2, 30° anniversario 916. We all crave victory. We all yearn for glory. We all long to leave our mark and have our names etched in time. So we seek beauty, so we push our boundaries. We hold on to our dreams and stand together to create something that can last forever. Ducati brings this fabulous 3996. Because only a few can achieve greatness, and even fewer can make it timeless. A timeless story. Gli inconfondibili tratti genetici e il carattere super sportivo della Ducati 916 sono stati mantenuti ed evoluti generazione dopo generazione e si ritrovano chiaramente sulla famiglia Panigale e quindi sull'anniversario. I geni della 916 si trovano innanzitutto nelle proporzioni, nella massa sbilanciata sull'anteriore e la coda corta, agile, filante. Poi nelle forme, il serbatoio scultoreo a diamante, nella vista top sinuosa. Passando al frontale, le ritroviamo nel doppio proiettore orizzontale e nel nasino compreso fra i due occhi. Le prese d'aria sotto al proiettore, ovviamente. Nella vista laterale invece la V del cupolino e poi ovviamente il monobraccio di Ducati. Come tributo all'icona racing abbiamo poi scelto di vestire questa moto celebrativa con una delle più belle grafiche racing della storia sportiva di Ducati, quella della 996 vincitrice del campionato mondiale Superbike con Fogarty nel 1999. Abbiamo ripreso e ovviamente rivisitato in chiave moderna l'iconico tricolore presente su cupolino e coda, intervenendo sullo spessore dei filetti. Ovviamente non potevano mancare due elementi che rendono questa grafica inconfondibile e bellissima: i portanumero bianchi su coda e cupolino e il numero 1 di Carl, entrambi rivisti in chiave moderna, tra l'altro presenti su Panigale V4R e Multistrada PXP. Sul cover serbatoio è presente l'alloro in colore oro, anche questo un chiaro richiamo alla 916. La porzione nera della semicarena superiore riprende quelli che sulla 916 erano i convogliatori d'aria e che creavano, come del resto qui, lo stacco del serbatoio slanciando l'intera linea della moto. La vasca inferiore, nera, riporta immediatamente al mondo racing. E dato che in Ducati ogni dettaglio conta, anche il logo 916, che sulla versione del 94 era grande, posto sulla carena in argento con outline oro, qui viene rivisitato ed attualizzato, ottenendo un effetto quasi tridimensionale. Sono molto orgoglioso di presentare una moto così importante, una moto unica, che è ancora nel cuore di ogni appassionato, ducatista e non. La primissima Ducati 916 fu presentata nell'ottobre del 1993 e divenne da subito il riferimento per il design motociclistico. Fu chiaro a tutti che ci sarebbe stato un prima e un dopo la 916. La Panigale V4 SP2, 30° anniversario 916, è una versione prodotta in edizione limitata e numerata dedicata a 500 appassionati. Come suggerisce il nome, questa edizione speciale combina le specifiche tecniche della Panigale SP2 con una livrea celebrativa affascinante. Le specifiche della SP2 sono ulteriormente arricchite dal tappo serbatoio racing in alluminio ricavato dal pieno, dai condotti per il raffreddamento delle pinze freno anteriori in fibra di carbonio e dal paracalore dello scarico anch'esso in fibra di carbonio. I cerchi in carbonio 5 razze sdoppiate riducono il peso delle ruote di 1,4 kg rispetto ai marchesini forgiati della Panigale V4S e di ben 3,4 kg rispetto alla Panigale V4 standard.
ma il dato più importante è la riduzione del momento inerziale. Parliamo del 26% sull'anteriore e del 46% al posteriore. Questo si traduce in una maggiore agilità della moto, in un minor sforzo di guida soprattutto nei cambi di direzione ed una maggior tendenza a chiudere la linea in accelerazione. L'impianto frenante è il migliore della categoria. Con le pinze Brembo Stilema R offre un'elevata efficacia e costanza della corsa a leva anche durante le gravose sessioni di guida in pista. Inoltre i condotti di raffreddamento dei freni sviluppati in collaborazione con Ducati Corse rendono la frenata ancora più efficiente e costante, migliorando la prestazione in pista. La pompa freno Brembo MCS poi permette di regolare l'interasse di azionamento della pompa in modo pratico e intuitivo, cioè senza l'ausilio di attrezzi. Questa regolazione permette al pilota di adattare il feeling alla leva anteriore, da dolce ad aggressivo. Il sistema Brembo MCS è anche dotato di un registro remoto della distanza della leva, fondamentale nella guida in pista. Un must per una moto da corsa Ducati è la frizione a secco STM Evo Superbike. Ma quali sono i vantaggi per il pilota? Innanzitutto un'efficace funzione antisaltellamento anche nelle scalate più aggressive, poi una maggior fluidità in tutte le fasi di guida a gas chiuso, come ad esempio l'ingresso in curva. Oltre a questo, con la frizione STM Evo Superbike c'è la possibilità di personalizzare il livello di freno motore meccanico, cambiando la molla secondaria disponibile come accessorio Ducati Performance. La frizione a secco, molto sollecitata nelle partenze tipiche dell'utilizzo racing, evita anche che le polveri di usura dei dischi vengano convogliate nel circuito di lubrificazione. Questo sistema permette di guadagnare 3,5 cavalli grazie all'impiego del Ducati Corse Performance Oil, sviluppato in collaborazione con Shell, raggiungendo il picco di 219 cavalli in configurazione OEM. In più, l'assenza di attrito derivante dal trascinamento dell'olio riduce le perdite di potenza. E non ultimo, il rumore dei dischi, con coperchio a frizione aperto, regala il tipico sound da Ducati Superbike. Ad arricchire l'equipaggiamento troviamo la trasmissione finale con catena passo 520, che riduce peso ed attrito. Le pedane pilota regolabili in alluminio ricavato dal pieno consentono di trovare la giusta ergonomia per le gambe e, a seconda della posizione, di ottimizzare l'angolo di piega della moto. Il Ducati Quick Shifter di serie può essere configurato sia come cambio tradizionale sia come cambio racing. Un altro equipaggiamento essenziale per l'utilizzo in pista è il Ducati Data Analyzer Plus per monitorare le prestazioni del pilota e facilitare la messa a punto della moto. Come tutte le nostre moto da collezione, la Panigale V4 SP2 30° anniversario 916 è corredata del certificato di autenticità e del telo coprimoto dedicato. La tradizione Ducati parte da lontano, corre lungo le piste e le strade di tutto il mondo e prosegue verso il futuro. Una tradizione costruita con passione e attitudine all'innovazione, chilometro dopo chilometro e modello dopo modello. È questa la nostra promessa ai ducatisti. Il nostro viaggio insieme continua e altre novità stanno arrivando.